Io mi chiamo Sangare Amadi. Sangare cognome, Amadi nome. E vengo dal Mali. Io ho 26 anni. Dopo scuola, come ho fatto ragioneria, in città grande, Bamako, perché quando ho fatto terza media, come voi dite qua, terza media. Dopo terza media, io avevo il sogno di fare una scuola professionale. Quindi dove frequentavo non avevo scuola professionale, che io sono, per questo motivo che sono trasferito a Bamako, la città capitale di Mali. E quando sono arrivato lì ho fatto ragioneria 4 anni, quando sono finito 4 anni di questa formazione. Era difficile per me perché Mali, bon, come tanti paesi in Africa, è difficile avere un lavoro e spesso possiamo dire che si comprano un lavoro, perché vuol dire che è difficile avere un lavoro con la tua capacità e la tua conoscenza, forse devi avere una persona davanti a te. Ho iniziato a lavorare come commerciante ambulante, come quello che la gente fa qua, e lavoravo come vendere CD e DVD a spesso, di cose tipo così. Io faccio questo lavoro perché non ho avuto la possibilità ancora di fare altro lavoro. Io sono musulmano e non ho capito niente. E hanno detto che è dovere di tutti, musulmano, ragazzi musulmani, è dovere di tutti noi di andare a combattere i soldati di Satana. I soldati di Satana vuol dire che tutti chi hanno contrario di loro opinione, vuol dire che il loro ideale, che vuol dire che il Mali e tutti gli altri paesi devono diventare uno paese, uno stato islamico. Questa è l'organizzazione, fa parte di Mujahideen. Mujahideen è un'organizzazione terrorista che esisteva nel 2012, forse hanno creato nel 2011-2012. E loro sono sempre collegati a questo gruppo che si chiama Al-Qaeda o Maghreb Islamico. E questo gruppo Al-Qaeda e Maghreb Islamico, che sono gli stessi gruppi che fanno attentati in Bamako, Otolo, Arabistan Blu e Burkina Faso, e questo di Bari, anche tanti parti. Io ho detto no, che io sono un musulmano, ma non potevo uccidere una persona al nome dell'Islam, perché non potevo fare. Io ho bisogno di lavoro, ma non è per andare a uccidere una persona per soldi. E quindi io ho detto no. Ogni mese ti pagano così 800 euro almeno, perché loro non cercano tutte le persone, ma cercano così le persone, iniziano a fare l'amicizia, ora non è proprio un'amicizia, e dopo ti dicono che vai a combattere con loro, cerchiamo i ragazzi. Ma prima di entrare in questo gruppo tu non potevi sapere niente, che tu devi fare questo lavoro, attività. Tu sai che tu devi prendere arma per uccidere la gente, tu non sai niente prima di entrare. E hanno parlato tutto, che dopo andare a combattere i soldati satani. Viaggio molto, molto, molto difficile. Molto difficile. Ho attraversato il deserto, sono andato in Niger. E dopo Niger sono andato nell'ultimo villaggio di Niger, Agadez. E adesso ho attraversato il deserto. Il deserto era molto molto difficile. Molto difficile che nel senso che troppo problema, perché è difficile di attraversare questo deserto senza che il vostro pick-up, veicolo, ha un problema. Molto difficile. Non posso dire che non esiste una macchina che attraversa senza problema. Abbiamo avuto tanti, tanti problemi, tantissimi problemi. Problema di acqua, problema del vostro conduttore, che è arabo e libiano, che trattano come un animale, piccano, fette tutte e con quasi 60, forse 60 gradi di caldo e acqua. Io ho passato una settimana acqua da avere, voi dovete, non c'è bicchieri, c'è un piccolo cosa, voi dovete misurare acqua. E se voi bevete acqua adesso, la mattina, voi dovete aspettare alla sera, e anche questa sera voi dovete misurare acqua per bere.
Sì, ho preso la barca. Dall'inizio, il nostro gongone hanno iniziato di prendere acqua, no? Prendere acqua, avevamo 103 persone. Abbiamo iniziato la notte e abbiamo passato tutta la giornata e la notte 22 così abbiamo incontrato la marina italiana e l'acqua ha finito verso la mattina acqua ha finito, non aveva da mangiare, da bere niente. Siamo venuti vicino a Messina 2 ottobre 2014. Siamo arrivati qua a Genova 4 ottobre 2014. Mi piacerebbe, vorrei rimanere in Italia per questo motivo che io sono interessato direttamente alla lingua italiana, perché da che sono venuto qua 6 mesi ho iniziato a parlare, anche adesso io non parlo bene. Che guarda che non è la mia lingua madre, è una lingua, come dicevo da noi, che è una lingua straniera, mi dispiace, ma da 6 mesi ho iniziato a parlare un po' la lingua e alcuni hanno chiesto, ok, ma tu parlavi già italiano, come hai parlato? E anche adesso io sono qua un anno, quasi 6 mesi, abbastanza bene, non è bene, ma... Sì, abbastanza bene. Sì, il governo, sì, l'Stato mi dà la possibilità perché dipende di questa carta di soggiorno. Perché senza documento qua tu non sei un uomo libero. Perché uno libero senza documento vuol dire che anche cani qua abbiamo visto. Da noi il contrario, anche ci sono tante persone che non hanno documento. Mi scusi, ma qua anche cani hanno documento. Vuol dire che un uomo senza documento vuol dire che tu non sei niente. Eh sì, molto, mi piace molto, perché una persona per essere libero, vuol dire che come in francese che... Se le travai chi pay, se il lavoro chi garanzia l'indipendenza di una persona. E quindi siamo venuti qui non è per tendere la mano come gente che i miei fratelli che fanno, è vergognato, molto vergognato, perché da noi dicevo che una persona come una persona giovane, meno di 20 anni, meno di 30 anni, vado a chiedere a una persona anziana di 60, 80, anche 70 anni. È vergognato e vuol dire che la persona è maleducato. E quindi io sono qua per lavorare e mi piace lavorare. Ho cancellato della mia memoria verbo diventare e piacerebbe fare verbo diventare. Ho cancellato questo della mia memoria perché tutto quello che io avevo sogno di diventare, ma per il lavoro. Non potevo scegliere un lavoro perché, come dicevo, adesso è molto difficile di trovare lavoro e quindi per scegliere lavoro, comunque, io non ho un mestiere proprio, sto imparando, elettricista, quindi questo è un mestiere che mi piace. Ma non vuol dire che se io non trovo questo mestiere, io non voglio fare altro lavoro. E qui anche pulisci.